il futuro è che dovremmo affrontare nell'89. Ci sono molti problemi che potremmo affrontare. Io chiaramente chiedo anche l'impressione di voi altri, cosa che vi abbia colpito di più nell'88, oppure dei momenti, delle sensazioni, delle gratificazioni, delle cose che sono andate anche male. Cioè, se c'è stato qualche cosa che vi ha gratificato o meno in quest'anno che è trascorso. Nell'88 non è che sia stato, diciamo così, male, è stato anche un anno di cui abbiamo avuto molto anche benessere, ci sono stati dei momenti anche neanche tanto bene comunque. In definitiva un anno positivo, diciamo. Invece per Rita? Per me non molto, cioè, per me personalmente sì, un anno positivo, però in generale non lo posso dire perché ha avuto la tragedia dell'Armenia, quindi non posso dire. Ah, in ultimo, perché non posso dire che è stato un anno positivo. L'anno è andato benissimo fino a che potesse succedere quell'evento catastrofico. E Nicola? L'anno molto travagliato. No one should try and stop her, persuade her with their power. She says that her mind is made. E quindi mi è passato in fretta, poi ho avuto un bambino. Fatti positivi però questi. Sì, diciamo, è stato molto travagliato. She's got her ticket, I think she's gonna use it. Volevo chiedere anche un altro fatto, cioè questo di ritrovarci questa sera in studio televisivo per passare gli ultimi minuti che ci separano dall'89, vi è mai capitato prima d'ora? Cioè di trovarti qui insieme ad amici e aspettare l'anno nuovo? Sì, è capitato, le varie feste, le varie occasioni di potersi incontrare con gli amici, quindi stare insieme, poi c'è l'occasione anche di anche Rita ha partecipato a questa nuova. Abbiamo due studentesse, penso. Gli studi. Hai studiato dove? Magistrale. Ti sei diplomata? Sì. Invece l'altra si chiama? Angela. Io ancora faccio il professionale a Cassano. Il professionale a Cassano. Cioè, per voi giovani, cioè lei ha finito da poco gli studi, no? Per te ancora ci muoiono. Quali potrebbero essere le prospettive future? Nell'89 vedete un anno in cui voi vi potete identificare?
Beh, io innanzitutto mi aspetto un lavoro, visto che ho finito. Vabbè, possibile. Comunque, no, cioè non mi aspetto niente di particolare. Guardi che ancora dovrei studiare. L'intenzione è, dopo il diploma, di andare all'università? Cioè, questo non lo so ancora. Se quel diploma riesco a trovare una soluzione di sistemazione, non vado all'università. Se mentre c'è E siete anche delle cultrici della musica. Avete notato questa sera c'è una musica particolare qui, no? Una musica che ha segnato anche il suo tempo, l'88, no? È stato definito quest'anno l'anno della musica. Non a caso la musica che ascoltiamo è cantata da uno dei massimi esponenti, che è il titolare di Bald. Cioè, questo qua è Tracy Chapman. Per voi cosa rappresenta la musica? È un modo di esprimersi, un'esprimersi dell'animo. Per te invece? La musica cosa rappresenta? Ho nessuna sensazione quanto senti della musica. Sì, cioè, mi mette tranquillità, cioè, sono più, sono tranquilla, ecco, quando ascolto la musica. Questo tipo? Sempre la musica. Cioè, senza musica non ci riuscirei a stare. Anche quando dormo. Sei musica. Come fai a conciliare le due cose, allora, scusa? No, riesco, perché sono abituata. Cioè, infatti non riuscirei a studiare senza musica. Io quando devo studiare sono facendo il programma. Beh. A questo punto, cioè, siccome in voi giovani scaturisce un senso così, molte volte, no, tutti quanti si identificano un tipo di musica. Cioè, io premo questo tasto perché non so che mi vede, però anche io sono affascinato molteplicemente dalla musica. Diceva uno psicologo, ma uno che scrive anche su riviste, così, che nel corso di questi anni, no, molti giovani si sono identificati nella musica stessa, no? Negli anni 50 i giovani andavano tutti quanti imbrigantati e sentivano un certo di musica melodica. Negli anni 60 un facsimile. Poi dagli anni 70 in poi è scaturita fuori questa musica violenta, questo rock, che si è tramutata ancora più aggressiva negli anni 80, che è scaturita con la musica metallara, rock metallari. Voi di questa musica qui la preferite, quella che c'era prima, o preferite questa musica che sta adesso? Cioè, naturalmente bisogna anche adeguarsi a molte cose, quindi anche alla musica. Sì, cioè, preferisco tutti e due i tipi di musica, non ho particolari, cioè, preferenze, capito? Per te, Angela, invece? No, io preferisco più la musica scatenante, anche perché a me piace andare in discoteca, cioè, bella. Cioè, la musica di una volta, sì, è bella, ma, cioè, a me non piace. Forse perché... Vabbè, allora io adesso ritorno al tavolo iniziale perché vorrei conversare ancora con le persone, diciamo, un po' più mature rispetto a quelle di prima, perché loro chiaramente hanno esigenze più giovanili. Qui invece